Ma porca di quella enorme puttana, 3 giorni. 3 giorni di matrimonio. Ma non poteva bastare mezza giornata come fanno tutti. No, lui deve sempre fare di più. Hai ragione, però ormai siamo qua. Cerchiamo di godercela, no? Ah sì, freghiamocene. I soldi, buttiamoli nel lago. Tanto c'è qua lo scemo che deve ammazzarsi di lavoro per far quadrare i conti, per far quadrare. Sì, ma stai calmo che ti sale sull'acido. Infatti, passami il gastroprotettore. Cosa c'è di più bello dell'amicizia, eh? Gli inseparabili. Quanti ricordi. Questa la teniamo, eh? Sì, vabbè. Poi vediamo, eh? No! Gambo! La prima media! Che poi non è neanche una questione di soldi. Il matrimonio è un momento di riflessione anche con se stessi. Sì, ma anche una festa, no? Ma pensa a tuo figlio, quanto sarà felice. Vedrai, sarà bellissimo. Che bella barca. Ma viene da vomitare. Questo piccolino carino sono io, eh? E questo brutto si è Giacomo. Oh, stava sempre male. Sai come lo chiamavamo? Vomitino. Frate, io però di là ho 600 bicchieri da lavare. Cioè, se potessimo aumentare un po' il ritmo. Ma poi diciamoci la verità, dai. Non è il matrimonio. È proprio lui che mi sta sulle balle. E adesso diventiamo pure parenti, eh? Ma figurati. Fine pena, mai. Non è che vi sposate voi due, no? Poi sempre lì con ste mani, con questa mania di abbracciare, di toccare sempre. Ma cosa cazzo tocchi, eh? Cosa cazzo tocchi? Perché ti vuole bene. È Giacomone di qua, è Giacomone di là. Giuro che la prossima volta che mi chiama Giacomone, gli metto le mani addosso, gli metto. Senti, adesso però siediti e calmati, che non ti fa bene agitarti così. Dai, dai. Qui Elio e la Caterina avevano 3 anni. Che tenerezza. Beh, questa la teniamo, eh. Chiariamo una cosa. Chi fa il video? Gabbo. Quindi chi sceglie le foto? Gabbo. Bravo, zio. Comunque io questa la terrei, eh. Minchia. E questa chi è? Niente, è la mia ex moglie. Ecco, questa lascerei perdere. E com'è che ti ha lasciato? Chi ti ha detto che è stata lei? Magari l'ho lasciata io, no? Sì, zio, claro. Vabbè, ci siamo passati tutti, eh. Lei si è innamorata di un altro e tu ci sei rimasto sotto. Però l'importante è andare avanti. Ma tu non avevi 400 bicchieri da lavare? A parte che sono 600. Amore, sei qui? Amore, c'è un problema. Sono arrivate le bomboniere. Hanno sbagliato animale. Come hanno sbagliato animale? Sono elefanti. Elefanti? Elefantini. Carini, con una loro eleganza. Ma elefantini carini cosa? Abbiamo detto cini, arrivano gli elefanti. Ma dai, ma allora mi volete vedere morto. Quando gli dicevo lascia scegliere a me i fornitori, non è che ero...